Allora, vi ricordate che questo sgabello si era rotto qui. Io adesso l'ho attaccato, però vedete, si è pure un po' scheggiato, vedete qui, se riesce a vedere. L'ho attaccato con artiglio, però non regge, no? Allora ho fatto delle staffette, che qui non potevo fare, le ho fatte sopra. Quindi queste staffette vanno messe una sotto e una sopra, così, combaciante, una sotto e una sopra. E poi ci metto dei rivetti, possibilmente uguali. Fate 4, ne potrei fare anche di più, però, ne potrei fare. No, no, beh, ma 4 bastano, dai. 2 qua e 2 là. 2 qui e 2 qui. Ecco qua, vedete? In questo modo, certo non sono belle da vedersi, però poi l'ho trovato un pezzo di lamiera bianca, ma poi la posso anche verniciare perché ce l'ho lo smalto, l'ho usato. Quei ferri, i calabroni che mi erano entrati dentro, ho fatto dei ferri che li devo montare. Oh, adesso andiamo a fare questo lavoro. Con l'occasione facciamo anche vedere come funziona il trapano che ho comprato, il trapano avvitatore, perché quell'altro non l'ho più aggiustato. Ok, adesso per fare questo devo fare prima. Rispondono i buchi innanzitutto, già qui non mi corrispondono, vedete? Io l'ho fatti, eccoli qua, adesso corrispondono, vedete che corrispondono? Perfetto, quindi va benissimo. Allora noi dobbiamo fare, bisogna segnare con una matita e poi fare il buco, così. Direi così, no? Così. Penso dritto è meglio perché così non fa forza. Io penso che è meglio così. Va bene, allora andiamo a segnarlo, così faccio i buchi con una punta da 3, da 3 e mezzo, cioè scusate, da 3,5 per mettere i rivetti. Allora, io direi che così va bene. Mettiamole così, ecco così. Posso metterlo così perpendicolare, qui non esce, ok. Segno, però ho sbagliato, forse questi buchi dove fa un po' più distanti. Vabbè, adesso prima faccio i buchi allo sgabello e poi metto i rivetti. Vedete, mi ero segnato naturalmente come li dovevo fare, no? Eccolo. Fare 4 staffettine di 1 cm per 4 con i buchi da 3 mm. In realtà l'ho fatti 3,5 perché il rivetto è 3 mm, dopo non mi entrava. Quindi deve essere 3,5 per avere un rivetto che c'entra dentro. Andiamo a fare i buchi allora. Allora prendo la mia punta da 3,5. Eccola qua, giriamo, 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 come la roulette questa è. Ecco qua. 3,5, 3 e 5, questa è. Eccola qua. 3,5, vedete il sistema? Ecco qua, esce. Poi la chiudete, non farla. Poi andiamo a montare a questo avvitatore che ho comprato, trapano avvitatore, perché gli altri tutti rotti ce l'ho. Allora, leviamo gli inserti che ci sono in dotazione. Ecco, vedete, questo è un sistema che mi piace rispetto a quegli altri che si fanno. E ci andiamo ad inserire la punta da 3,5. Eccola qua. Vedete, autobloccante. Questo mi piace. Vedete come si blocca da solo? Poi qua, così si svita. Così si svita e così si avvita. Ok, andiamo a fare i buchi allora.
Faccio piano piano perché plastica, non voglio fare danni. Ecco qua. Vedete? Silenzioso. Ok, eccolo qua, vedete Bosch, poi dopo andiamo a fare la recensione. Adesso prima lo usiamo e poi facciamo la recensione, così sappiamo cosa dire. Non c'è niente dentro questo telefono Bosch, solo questi inserti qui e il caricabatteria. Vabbè, ma di questi ne ho molti io. C'ho quelli della Black Decker, sono un pacco. Allora, adesso andiamo a vedere i rivetti. Allora, questi sono i rivetti da 3, io ne ho comprati parecchi, perché non molti ce l'ho, vedete qui, li ho presi sempre alla Lidl, quando vado che trovo qualche offerta, però questi sono troppo lunghi, non vanno bene, va bene questo piccolino, però questi pure ne ho una bustina piccolina di questi, quindi compro sempre io, poi prima o poi li userò, ecco, vedete questo è un altro, questo è un altro, però questo mi sa che è da 4. E infatti non ci entra, vedi? Che ho fatto il buco da 3,5. Vedete questo che da 4 non entra. Quindi devo mettere questi da 3. Ok, allora andiamo a fare le prove. Quindi questi due sono le due bolchette che io... Mi sembra che corrispondono, no? I buchi perfetti. No. L'avevo fatti bene i buchi, ma perché non ci ricoglio? Non ci riazzecco, come direbbe l'onorevole Di Pietro. Che ci azzecca? Non ci azzecco. Ecco, sì, vediamo un po'. Non ci azzecco, perché non ci azzecco? Non ci azzecca niente. Vediamo un po' se va bene. Ok, va bene, vedete? Va bene, va. Quindi posso metterli. Mettiamo il primo, l'importante è che va bene, perché altrimenti mettiamo il primo e poi non corrisponde. Anzi, potremmo mettere così. E questo così. No, no, ho detto una stupidaggine, ragazzi. Sono troppo corti. Sono corti. Questi sono corti, non vanno bene. Devo prendere quelli più lunghi. Questo pure è corto. Ah, che stupido. Va bene, importante questa cosa, perché sennò sembrerebbe che uno ha preparato tutto. Invece è così proprio come viene. Vado a prendere quelli più lunghi da 3,5. Che sono questi, vediamoli. Sono da 3, eccoli, da 3. Questi sono quelli più lunghi. Ma è importante avere tutto per fare le cose, Non si buttano mai le cose quando uno si è appassionato di fai da te. Non si buttano mai. Adesso proviamoli prima di stringerli. Ecco qua. Questo è uno. Vediamo se va bene anche l'altro. Questo è l'altro, perfetto. Ok, adesso posso pure levarlo. Mettiamo così. Vado a prendere la rivettatrice. Questa rivettatrice, penso di averla presa pure questa a Lidl, non lo so, pure a Brico. È della Powerfix. Non è Parkside. Andiamo a provarla, vediamo. Mi è venuto in mente che prima di mettere i rivetti, di metterci un po' di colla. Così.
Vediamo qual è il verso giusto che non mi occupa tanto spazio qui, ecco, così è meglio. Non esce qui, perché qui non esce. Vediamo se qui esce così. No, qui esce un po' di più, vedete? Esce un po' di più, uno si potrebbe fare male quando lo prende lo sgabello. Deve stare preciso, ecco. Così, poi lo posso pure limare un pochettino, però così sta bene, vedete? Vedete che non si fa male a nessuno. Allora adesso ci metto un po' di artiglio, stavo pensando. Ma ce lo metto quasi quasi. Il male non gli farà. Lo metto sia a questa che a quell'altra. Penso che il male non gli farà. Lo spando un po' con questa della Pfeiffer. Della Pfeiffer. Questa è del mio fratello che è un medico, me l'ha data lui. Ogni tanto mi dà qualcosa, ma... Ok, questa è una. E la mettiamo pure quella dietro, stavo pensando. Visto che dobbiamo... Vediamo pure questa qual è quella giusta. Ecco. Questa va pure bene, vedete, non sporge così. Oppure al contrario. Devo vedere. Forse mi conviene mettere prima questa, che la blocco perché c'è la colla. Era così, giusto? No. Così. Ecco. Ecco qua, così. Così è giusta qui, vedete? Adesso c'è la colla che me la regge, quindi non scappa. Adesso vediamo questa sotto dove la devo mettere. Pure questa, a parte che la posso limare, non è quello il problema, però. Perché la devo limare, se... Ecco così, è questa. Quindi vado a mettere la colla qui. Questo. Ecco qua. Così come sta la mia mano. Non devo spostarla. Adesso andiamo a fare questo lavoro. Ecco. Uno. E due. Ecco. Perfetto. Possiamo mettere la rivettatrice. Adesso siamo a posto. Il massimo questa qui, però per questi piccoli lavori, ecco, già scattato. Ecco qua, vedete? Questi qua ha degli augelli, il regale augello, in base al tipo di rivetto, no? Per dire, questo va bene con questi da 3, vedete? Però questo è grande per quelli da 4, questo è quello da 2. Ok, ecco qua, poi qui si richiude. Adesso questo l'abbiamo fatto, dovrebbe andare bene. Qui però una limatina gliela devo dare con la limetta, vabbè. Vedete? Adesso dobbiamo ripetere la stessa operazione qui. Ecco, perché dopo quando uno lo mette questo, non deve rompersi, no? Perché io ne potrei mettere anche un altro al centro fatto, però dovrebbe essere fatta L questo.
Vabbè, mettiamo questo, va. Mettiamo questo intanto e poi si vedrà. Questo così. No, questo l'ho sbagliato, ragazzi. Non c'ho spazio qui. Se lo metto qui non va bene. Lo metto così questo, dai. Per traverso, così, trasversale. Per lungo. Volendo metterlo per lungo, lo dovrei curvare. Così. Perché curvo qui, posso anche metterlo così e poi lo curvo, se no lo lascio stare così. Mi do una piccola martellatina qui. Sono indeciso perché così fa meno forza, la forza la fa così. Di fisica, proprio di direi che bisogna metterlo così per forza. Non ci stanno altre possibilità. Va bene, allora andiamo a segnarlo. Segniamolo e facciamo i buchi. I buchi da 3,5, perché il rivetto è da 3. Ecco qua. Più lungo ci vuole il buco qui. Io penso che va bene. Prendiamo altri due rivetti, eccoli qua, eccoli, vedete? Andiamo a fare le prove prima di metterci la colla. Qui mi si crea un problema perché mentre qui è esterno, qui sotto invece è curvo. Non mi va tanto bene, mannaggia. Ma la parte interna non mi va tanto bene. Vedete? Quando lo stringo con questa non ce la farà a piegarlo, penso. Non credo, perché guardate un po', è curvo, eccolo il problema. Lo devo curvare. Lo devo curvare questo, un po'. Altrimenti lo dovrei... dove lo mettevo? Lo devo fare più fino, allora più piccolino. Proviamo a curvarlo, dai. Proviamo a curvarlo. Fatto leggerino apposta, quindi dovremmo riuscire a curvarlo, vedete? Io sto facendo così. Ogni rosa è in ritardo perché per il tuo compleanno, quando sboccia già autunno, è di un rosso in odore, sono spine e dolore che ti spezzano il cuore. Lo so che non vale la pena, diciamo sempre le stesse cose, non vale la pena. Però adesso, ecco, vedete? Va bene, va. Abbastanza curvo, ok. Ogni cosa è un
Adesso andiamo a curvare quest'altro pure. Tutto uguale a se stesso, fino all'ultimo passo, non più. Questo va così. Con la mente confusa. Forse è meglio così. Senza meta e orizzonti e solo rossi tramonti contro un resto ormai spento. Resta solo lamento, solo duro cemento. Dentro verdi carriole, un fiume lento, lento, lento di parole. Come vabbè, curviamolo, curviamolo così. E bruciate dal sole. Curviamolo così, ecco qua. Vedete? Vediamo se va. Qui c'è una gran voglia di. Beh, oddio. Non è il massimo, eh. Ogni casa ha l'odore di te. Qualcuno dice che ha un senso restare se un altro te. Ecco, va bene, la curva è venuta bene, vedete? Posso fare il lavoro. Ah, dobbiamo mettere un po' di colla. Ricacciamo tutto e mettiamo un po' di colla. Non lo so, non serve a niente, però no, ce la metto. Dentro ai loro passeggini, con le madri che si specchiano, i vestiti un po' scollati, le labbra colorate e coi calici macchiati, brindano a sera all'arrivo tardivo, ecco, di una nuova primavera. Adesso dobbiamo mettere un po' di roba pure a questo. Non è nel pezzo. Mettiamo un po' di colla pure qui. Non lo so, no, mi è venuta questa idea, dico ce l'ho la colla, non è che male non gli farà, come dice il medico della mutua, no? Dice male non gli farà, non lo so, è una molecola nuova, non so a cosa serve, ma male non farà. Meraviglioso film, sempre come Alberto Sordi, il medico della mutua, dice male non gli farà. Dice provi questa, una molecola nuova, non so a cosa serve. Qui tutto parla. È pazzesco, l'ho rivisto 50 volte quel film perché è sempre attuale, è una cosa pazzesca. Ecco qua, signori, riprendiamo la rivettatrice, apriamo e la andiamo a posizionare. Bella giù. Tutto manca. Ecco qua. Questa della rivettatrice è pure un brevetto pazzesco, eh. Mamma mia, quanti lavori si possono fare con questa. È pazzesco, guardate. Sono veramente dei brevetti, non lo so chi l'ha inventato il primo, che si è inventato sta sistema di usare questi aghi, questi chiodi. La sparapunti pure, è una cosa. Esistono un mucchio di attrezzi, no? Che si sono evoluti. Adesso chiudo la. Prima che me ne dimentico, la colla. Ecco qua. No, si secca, insomma, costa. Questa la colla è Bostik, non è artiglio. In genere io compravo sempre artiglio, però è uguale. Adesso col mio martellino, o anche nemmeno col martellino, posso fare pure con le pinzette, mi do una sistematina. Perché se faccio col martellino ho paura che stacco. Ok, guardate, riuscite a vederlo?
guardate, questo è sotto, che non si vede, no? Perché questo sotto non si vede niente, i bozzi non si vede. E sopra invece, così, carino, volendo si può anche riverniciare. Forse una bottata qui la vorrei dare col mio martellino. Questo è il famoso martellino che ho fatto il manico io. Così, giusto per... Ok, questo sta a posto, qui sta bene, e sotto lo stesso sta bene, perché sotto è venuta bene la curvatura. Adesso se vogliamo dare una limatina, che non serve nemmeno, qui si potrebbe anche fare, ma proprio tempo perso, diciamo. Allora, secondo me adesso, prima di rirompersi, ce ne vuole. L'ideale sarebbe metterne un altro qui, ma qui non lo posso mettere perché c'è la costola centrale, vedete? La costola. Lo dovrei mettere qui, dove sta questa costola. In questo spazio lo posso rifare un altro. Lo metto qui, guardate. Guardate qui, uno qui così, con un buco qui e un buco qui, vedete così. Faccio una piccolina di 2 cm e la metto così, ecco qua. Vedete? Riuscite a vederlo? Questo si può fare, devo ricordarmi di farne un'altra. Ok, così dopo sono 3, c'è anche quella della costola centrale, non dovrebbe più succedere, perché dopo qui, questo è un punto debole, quindi qui noi ci metteremo un rinforzo. Mo me lo segno, fare un'altra da... possiamo pure misurarla, non è che ci vuole... ecco, andiamola a misurare. Ecco qua, vedete che ho detto, io ho detto giusto. Ci vuole da 2 cm e 2 cm e mezzo, dai. 3 è troppo lungo. Da 2 cm e mezzo ci vuole. Non me lo segno. 1 cm per 2 cm. E ci faccio 2 buchetti. Ok, allora, questo funziona adesso, sicuramente non si dovrebbe rirompere. Io che peso 90 kg non mi ci metto però. Che se mi si rompe, mi rombo la schiena, allora è meglio che io evito. Ok, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se vi va di farlo pure voi invece di buttarli questi sgabelli che si rompono, lo fate. È stato così, io ci ho messo un sacco di tempo perché ho voluto fare piano piano piano, altrimenti si poteva fare anche con menate. Questo qua vi voglio ricordare, questo martello ho fatto il manico io, no, con i miei, è venuto carino sto manico, però qui mi balla sempre perché si secca il manico, non era stagionato bene. Devo vedere che cosa fare qui, non lo so, ci metto una vite che mi spacca, mi allarga, non va bene. Devo vedere come hanno fatto gli altri, esistono dei video proprio per questo problema dei martelli di... Adesso ve l'ho detto già in un altro video, non li fanno più di legno, li fanno di plastica, che la plastica e non si muove, rimane quella, morbida e non si asciuga, non si secca, non evapora, non esiste acqua dentro la plastica, quindi non ha questo fenomeno, vedete questo come si muove. Perché quando l'ho messa andava bene, mo si è riseccato il manico, così i manici delle zappe, i manici di tutti gli attrezzi. Con i manici di legno, ecco perché adesso li fanno di plastica, di manici, di plastica, una plastica morbida ma una plastica resistente. Va bene, allora, possiamo chiudere il video, ok? Al prossimo video mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e vi faccio altri bei video. Anzi, dobbiamo fare pure la recensione di questo, ma recensione già l'ho fatta praticamente, di questo Bosch. Posso solo dire come si chiama. Come si chiama questo Bosch? L'ho preso al Black Friday. Pensate, non ci azzeccherete mai dove l'ho comprato. Non ci azzeccherete mai, voi direte a Lidl, a Brico Center, a Brico Io. No, l'ho preso a Todis, supermercato Todis. Questo si chiama Bosch Easydrill 1200. Ma va bene. Sto in offerta. Ok, allora.
passo chiudo.